Al comunale Marco Salmeri di Milazzo, finalmente fruibile al pubblico, va in scena la seconda giornata del campionato di eccellenza siciliana. Per il girone B, l'SSD 1937 ospita l'Atletico Catania di Mister Richi Mamertini, con l'obbligo della vittoria dalla loro, dopo il primo passo falso a Santa Teresa di Riva nella prima uscita con la Ionica. Mister Ferrara disegna il suo Milazzo con un 4-2-3-1, con il giovane D'Amico tra i pali, linea 4, Orfana e lo squalificato Franchina, con rispettivamente da destra a sinistra Antonuccio, Russo, Marino e Maesano. Gatto e Ardire da gira in mediana, il tridente di mezze punte dietro a Lentini è formato invece da Serio, Longo e Lapiano, gettato nella mischia all'ultimo per un fastidio nel riscaldamento di Ancione. Atletico Catania di contro, reduce dalla prima delusione in campionato al Monte Po contro lo Scordia. Dirige l'incontro Giuseppe Costa e la sezione di Catanzaro, coadiuvato dagli acesi Pietro Anile e Giuseppe Sirni. Uno sguardo al cronometro per il direttore di gara Catanzaro e si può partire. Dopo due minuti la prima occasione subito di marca locale, con il calcio di punizione affidato a Natale Gatto che va a insidiare l'area atletista. Il suo traversone infatti attraversa tutta l'area piccola, non arriva nessuno. Percorre un brivido lungo la schiena di Meo. All'ottavo minuto però ci sono già i presupposti per passare in vantaggio. La Piana porta avanti il pallone veloce, prova a servire un compagno in profondità, il rimpallo però gli facilita il compito, infatti torna in sua disponibilità la sfera, la allarga per Serio che è rapido a controllare, calciare verso la porta di Meo e gonfiare la rete per il vantaggio del Milazzo. Il fulmine a ciel sereno di Matteo Serio all'ottavo minuto regala il vantaggio ai rossoblù, dedica speciale per lui. Risposta della formazione atletista all'undicesimo con Timoniere che prova ad avvitarsi in area, la sua rovesciata però non crea grattacapi a D'Amico. Minuto 21, ancora la Piana a inventare, palla dentro, non ci arriva Lentini, nemmeno Serio all'appuntamento sul secondo palo. Minuto 25, calcio piazzato, Natale Gatto tocca per Andrea Ardiri schierato in zona mediana, quest'oggi sceglie la soluzione di Potenza che termina alto sulla porta difesa da Meo. Un minuto dopo ancora un'occasione per i rossoblù con Gatto dagli 11 metri e calcia col mancino, si supera però l'estremo difensore atletista nell'occasione, è un dominio per i rossoblù. Alla prima occasione però l'Atletico Catania riuscirà a pareggiare grazie all'ottima percussione di Marino che fa ferro e fuoco sul binario mancino, salta Antonuccio, prende il fondo, mette dentro l'indirizzo di Giannaula che firma il gol dell'1-1 per l'Atletico Catania. Pregevole lo smarcamento del numero 11, semplice invece un gioco da ragazzi il tap-in del numero 9 della formazione atletista. Tutto da rifare per la formazione Mister Ferrara, non ci sarà tempo infatti per una replica, arriverà il duplice fischio, il direttore di gara Catanzaro che manda le squadre negli spogliatoi sul parziale di 1-1. All'iniziale vantaggio dopo 8 minuti di Matteo Serio, ha risposto al 36esimo Giannaula. Si torna in campo a parti invertite, sempre col Milazzo che produce occasioni offensive. Qui la Piana prova a controllare e lasciare andare il collo all'esterno del piede destro, termina largo il suo tentativo, fa lo stesso dall'altro lato la formazione atletista con Marco Marziale, l'ex Pistunita. Calcia infatti alto, minuto 8, è ancora Gatto che testa i riflessi di Meo, e ne vuole proprio sapere di farsi superare quest'oggi l'estremo difensore dell'Atletico Catania. Arriva il primo cambio intanto al 16esimo per Mister Ferrara con Buda che rileva Ardiri, si passa ora a un plurioffensivo 4-2-4 quando Serio prova a lanciare in verticale Lentini, c'è un Arachiri di trovato che libera l'attaccante palermitano a tu per tu con Meo, si divora il gol del vantaggio, ma che riflesso dell'estremo difensore atletista. Secondo cambio intanto per il Milazzo con Rossano che prende il posto di Lapiana, a seguire anche Garofalo, quello di Antonuccio. Siamo al minuto 31 quando ci prova Buda con questa incornata di testa, non riuscendo però a centrare lo specchio della porta. 4 minuti più tardi ci prova allora da distanza siderale l'ex Paceco Pietro Marino, il suo tentativo col mancino termina alto. Al 37esimo ancora una volta Lentini prova in tutti i modi a trovare la via del gol, gliela nega ancora una volta però l'estremo difensore Meo, c'è un tentativo in trivela allora dall'altro lato di Timoniere per l'Atletico Catania. Tutto qui, l'offensiva della formazione etnea, quando c'è il calcio di punizione al 44esimo di Buda, palla dentro per Lentini, gonfia la rete, ma si alza la bandierina dell'assistente Catanzaro, quantomeno dubbia la chiamata del guardaline, quantomeno per il suo posizionamento ad inizio azione, sembra regolare il gol di Lentini, che verrà anche ammonito. Un minuto più tardi espulso il portiere dell'Atletico Catania, reo di aver toccato il pallone con le mani fuori dalla propria area di competenza, già ammonito infatti
va anzitempo negli spogliatoi, a rilevarlo sarà Locascio per l'Atletico Catania. C'è un parapiglia nel finale, infatti il Milazzo ne vuole sapere di lasciare punti per strada. Anche Arena gettato nella mischia, minuto 48, Natale Gatto posiziona il pallone, calcio piazzato dai 25 metri, disegna un arcobaleno fantastico l'ex Igea Virtus, ma Locascio con l'ausilio e la traversa sventa tutto, poi ci prova Longo che calcia addosso un avversario proprio prima del triplice fischio del direttore di gara Catanzaro. Termina allo stadio comunale Marco Salmeri, Milazzo contro Atletico Catania, il dominio rossoblu si schianta sulle parate di Meo e sulle dubbie scelte della terna arbitrale, lasciano così due punti per strada i ragazzi di Mister Ferrara. Un saluto da Claudio Costanzo e alla prossima.